Vi siete mai chiesti cosa succederebbe se anche nel calcio esistessero le agenzie di rating? Alle prese con Moody's o con Standard & Poor's, mezza Serie A tremerebbe e il default sarebbe inevitabile. E sì, i conti proprio non tornano. E se un tempo il nostro era considerato il campionato più bello del mondo, ora essere più brutti non contribuisce ad alleviare le pene economiche. L'inchiesta della Gazzetta dello Sport parla chiaro. Il dato che emerge dai bilanci del campionato 2010-2011 racconta di una Serie A che ha accumulato debiti per 1,5 miliardi di euro. Sì, avete capito bene, 1,5 miliardi di euro, per la precisione, 200 milioni in più della stagione precedente. Il motivo? Molto semplice, si spende di più di quello che si incassa. È vero che i ricavi per i club continuano a crescere, ma non basta. La gestione di molte società rimane fallimentare dal punto di vista del bilancio. La più esposta è la Juventus, con un meno 95 milioni di euro, che ha richiesto il secondo aumento di capitale in 5 anni, deficit determinato dalla svalutazione di molti giocatori, dalle costose buonuscite per altri. E poi c'è lo stadio, quello Juventus Stadium, che però in prospettiva risolleverà certamente, insieme con un'operazione di marketing oculata, le sorti finanziarie della signora. L'Inter di Moratti ha un passivo di quasi 87 milioni e ai nerazzurri non è servito nemmeno cedere pezzi forti come Eto'o. E se il triplete di Mourinho aveva prodotto ricavi per 250 milioni, ora la cifra è scesa inesorabilmente a 217, 33 milioni in meno. Anche il Milan non scherza, quasi 70 milioni di deficit. La colpa qui è tutta del costo del lavoro, ossia gli stipendi dei giocatori, perché il marketing funziona benissimo, l'incasso al botteghino pure, e aver rinunciato a Ronaldinho frutterà un risparmio di 13 milioni. Sulla graticola anche la Roma, con un passivo di 30 milioni, poi seguire Genoa, Sampdoria e Fiorentina. Ma ci sono anche le virtuose, il Bari, il Catania, il Palermo, la Lazio di Lotito e l'Udinese. Ma il resto d'Europa come si comporta? Tendenzialmente hanno deciso di non essere dipendenti esclusivamente dai ricavi derivanti dalla cessione dei diritti TV. Real Madrid, Arsenal, Manchester United hanno puntato tutto su stadi fantastici e iniziative commerciali ambiziose. I bilanci sorridono e le prestazioni sportive non ne risentono affatto.